parliamo dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. La Basilicata vuole fare la sua parte, per questo il prefetto di Potenza Campanaro ha convocato un tavolo che si è concluso poco fa al centro. Le misure da mettere in campo in tutta la provincia per un'emergenza che sta per investire tutta l'Europa. Per noi c'era Nicoletta Soave. Una nuova emergenza dopo quella sanitaria è quella delle persone in fuga dall'Ucraina che cercheranno accoglienza in tutta Europa. Si prevede che molti arriveranno anche qui in Basilicata. In regione, infatti, sono quasi 700 i cittadini ucraini, residenti per lo più nell'area del Vulture Melfese, e anche loro saranno punto di riferimento per i connazionali in fuga. I territori quindi cominciano a organizzarsi. Stamattina a Potenza un primo incontro in prefettura. Metteremo in campo un sistema proiettato sul modello di protezione civile, immagino, ma anche coinvolgendo le amministrazioni del territorio, oltre al sistema del volontariato. Due le linee di intervento già decise dal Consiglio dei Ministri. Da una parte il rafforzamento dei CAS, i centri di accoglienza straordinaria, dall'altra l'intervento delle amministrazioni locali. E dunque per questo il prefetto Campanaro ha voluto incontrare i sindaci dei principali comuni della provincia, ma al tavolo c'erano anche i responsabili di Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile, oltre a un rappresentante dell'UNICEF. Collegato da remoto anche il console ucraino a Napoli, Maxim Kovalenko, e ci si prepara dunque a gestire una nuova emergenza, senza dimenticare però quella ancora in corso. È presente il direttore sanitario dell'azienda sanitaria perché è chiaro che tutte le cautele, anche di carattere sanitario, dovranno essere garantite.